Cosa sono gli anni di piombo? C'è un'immagine, una fotografia, che meglio di tante parole sintetizza il clima di violenza e di odio che si respirava in quegli anni. Un giovane con il volto coperto da un passamontagna è appostato al centro di una strada deserta. È accovacciato, con le braccia protese davanti a sé. Impugna una pistola, prende la mira, spara. Milano, 14 maggio 1977. Le strade di Milano sono bloccate dall'ennesimo corteo. Dal corteo si stacca un gruppo di ragazzi che si dirige verso il carcere di San Vittore. Durante il percorso assaltano un supermercato in via Olona. In via De Amicis trovano la strada sbarrata dai mezzi del terzo reparto mobile della Polizia di Stato. I poliziotti sono schierati con elmetti e scudi di plastica all'altezza di via Ausonio. Il vice brigadiere Antonio Custra, di 25 anni, originario di Napoli, è a bordo di una camionetta. Da un anno è sposato con Anna Sito, di 23 anni. È felice Antonio Custra. Fra poco più di un mese nascerà il loro primogenito. Tra le file di manifestanti ci sono ragazzi molto giovani. Tre di loro sono studenti dell'Istituto Cattaneo. I più facinorosi fanno parte del collettivo Romana. Per fronteggiare i poliziotti bloccano un filobus e lo incendiano. Alcuni di loro impugnano le pistole, tra le quali la famigerata P38. Qualcuno urla «Romana fuori!» ed iniziano a sparare. Quando inizia la sparatoria, il vice brigadiere Custra scende dalla camionetta per raggiungere i suoi colleghi, ma è colpito alla testa da un proiettile. Cade a terra. Via De Amicis si avvolta nel fumo dei lacrimogeni. Passano alcuni minuti prima che possa intervenire l'ambulanza. Antonio Custra è trasportato al policlinico, è ferito in modo grave. Morirà alle 6:15 del giorno successivo, il 15 maggio del 1977. Dopo pochi giorni, il Corriere della Sera pubblica in prima pagina la fotografia del ragazzo che impugna la pistola. Per anni si crederà che quella sia l'immagine dell'assassino di Antonio Custra. In realtà è la foto di un altro manifestante. Dopo poche settimane, le indagini puntano verso la galassia dell'autonomia operaia. Si effettuano perquisizioni ed arresti. Negli anni successivi si scoprirà che in via dei Amicis, tra i manifestanti più violenti, c'erano ragazzi che presto diventeranno veri terroristi. Alcuni di loro entreranno nelle Brigate Rosse. Altri, appartenenti all'alta borghesia milanese, saranno gli autori dell'omicidio del giornalista Walter Tobagi, ucciso il 28 maggio 1980 in via Solari, a pochi passi da via dei Amicis. Dopo più di un mese dalla morte di Antonio Custra, nasce Antonia. La madre decide di darle il nome del padre. Antonia cresce cercando di scoprire il perché lei non abbia un padre. Da adulta cerca e si informa, sfogliando giornali e documenti. Nel 2007 decide con grande coraggio di incontrare l'assassino del padre. Si reca a Milano. Si incontrano nel luogo esatto dove 30 anni prima fu ucciso suo padre. Nel frattempo, Antonia Custra lotta contro una malattia grave. Morirà a 40 anni. Per molto tempo la memoria di Antonio Custra è stata macchiata da un errore da parte della stampa. Per anni i giornali riportarono un nome errato, Antonino Custra.